Ciao ragazze, bentornate sul canale. Finalmente torno con un video. Non lo giravo da diverso tempo, sì, fine agosto. Sono felice di raccontarvi appunto la mia esperienza al Sana 2017. E nulla, quest'anno è il secondo, è la seconda volta che partecipo e sono rimasta davvero molto contenta. È stata un'esperienza ancora più intensa dell'anno scorso perché ho avuto l'opportunità di rincontrare delle mie amiche, appunto, blogger con cui mi sento ogni giorno, ma anche conoscere nuove ragazze con cui si è instaurata comunque una bella, diciamo, conoscenza e spero appunto continui così. E anche affetto, naturalmente stima, tante risate. Quest'anno appunto il Sana 2017 è diventato ancora più complicato perché avrete sicuramente letto che il Sana, cioè la Cosmesi, era appunto suddivisa in due padiglioni, la cosmetica biologica era suddivisa in due padiglioni, il padiglione 21 e il padiglione 22. E naturalmente c'era da camminare quindi parecchio e visitare tutti gli stand. Sono stata sabato 9 settembre e una mezza giornata di domenica era altamente improbabile perché diciamo avrei voluto anche esserci proprio il venerdì, purtroppo per impegni non mi è stato possibile appunto visitare il Sana anche il venerdì. Io consiglio appunto di andare anche il venerdì perché è uno dei giorni, cioè è il primo giorno ed è quello meno affollato, dove si visitano gli stand un po' più con calma e c'è la possibilità appunto di essere meno, cioè di trovare meno caos. Però diciamo allo stesso tempo ne ho visitati diversi, non tutti ovviamente. Però comunque, a prescindere da tutto, mi ha fatto piacere appunto rincontrare le mie amiche blogger. Poi ragazze, la condivisione, queste fiere, questi incontri dovrebbero esserci più volte all'anno perché sono eventi bellissimi dove non soltanto c'è l'incontro con l'azienda, c'è l'incontro appunto con la novità presentata appunto dal brand, ma proprio c'è l'opportunità di rincontrare tante ragazze, rincontrare appunto tante persone che comunque ti senti quotidianamente, poi è un po' strano poi rivederti ed è piacevolissimo, davvero, è un'esperienza bellissima. Condividere questi momenti con altre persone a cui comunque ti sei legato è bellissimo, davvero. Vi parlerò ovviamente di quei brand che io ho visitato, perché tutti no, naturalmente, quelli che ho visitato e che mi hanno comunque sorpresa maggiormente. Parto a random un po', ragazze, parto perché attendo questo video non so quanto dura. Allora, parto con Montalto. Vabbè, Montalto la conoscete tutti, un'azienda appunto del Varesotto, bellezza addio. Questa azienda ha anni e anni di storia alle spalle, di studi, ricerche, è stata pioniera, sono 60 anni, ha festeggiato proprio in occasione del Sana i 60 anni della sua attività. Uno stand molto bello, elegante, luminoso come sempre, e ha presentato il profumo Mefleur, spero di pronunciarlo bene. Mefleur è una bellissima fragranza, molto 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 delicata. E Silvia, responsabile marketing, mi ha omaggiata di questo campioncino, una fragranza molto molto bella, delicata e appunto molto femminile. E ovviamente sappiamo che Montalto è stato ovviamente vincitore della novità 2016 nella sezione cura del corpo e appunto ha affascinato tutti noi con il concept di base, il cosmetico e il cibo per la pepe. Quindi questo focus appunto sta a significare appunto che Montalto mette al primo posto l'attenzione, la cura, la massima attenzione, la cura per appunto per il rispetto e il rispetto per la nostra salute. Eccolo qui, e quindi ho presentato questa novità. E io ho acquistato ovviamente il correttore, ho acquistato il correttore nella tonalità Orange. Lo indosso anche oggi, fa una bella luce. Io l'ho abbinato, ho fatto già un po' di impressione. Lo abbino però anche al correttore, il matitone correttivo numero 31 di Puro Bio per illuminare ancora più la zona. Però si stende molto facilmente, cremoso, ma si fissa, non entra nelle pieghette. Poi è un piacere applicato perché è morbida la texture.
eccolo qui. E il packaging è sempre molto molto elegante. Poi ci sei un correttore appunto in stick, ho approfittato appunto di uno sconto in fiera per prenderlo. Che dire, io ho acquistato in passato Magic, lipstick hanno quella formulazione leggera ma allo stesso tempo idratante, confortevole. Vi lascio il video da qualche parte sia del Magic, del lipstick Magic, ma anche del cofanetto con un regalo che acquistai, che conteneva il profumo roll-on arancia liquirizia con anche abbinata lacrima corpo. Quindi ho approfittato un po' per acquistare il correttore che da tanto bramavo, ma acquisterò anche le tinte. Sto convincendo mia mamma per la tinta capelli e vorrò acquistare anche ovviamente Comfort, Elegance, rossetti più in là. Quindi questo montalto davvero mi ha fatto piacerissimo visitare lo stand, Silvia gentilissima, anche ovviamente il titolare e tutti. Quindi, un altro stand che mi ha colpito molto, ragazzi, devo la verità, vabbè, Puro Bio, ovviamente ha sbalordito tutti, come sempre, e ha presentato una miriade di novità, che ovviamente sono fantastiche. Vi lascio poi, ragazzi, un po' di foto a fine, diciamo, come l'anno scorso, che mi fece piacere questa modalità, quando appunto termino magari di parlare del brand, vi lascio una carrellata di foto scattate in occasione del Sana. Che dire, il Puro Bio ci stupisce sempre, ci fa rimanere a bocca aperta, ha presentato delle novità fantastiche, che sono ovviamente le lip tint, novità assoluta nel campo biologico, perché ovviamente sappiamo che le lip tint sono tutte siliconiche, mentre queste sono tutte biologiche, ingredienti pregiati, ingredienti selezionati, e ovviamente sono disponibili 7 tinte, vi lascio anche gli swatch. E oltre a questo hanno presentato un lip gloss trasparente da utilizzare singolarmente, oppure sopra le lip tint, perché le lip tint sono opache, no transfer e soprattutto vegane. Quindi davvero una novità assoluta, sono 2 anni di ricerca, il brand si impegna appunto per avere un risultato, si è impegnato appunto per un risultato, ovviamente per una performance di queste lip tint davvero alta. Io ho provato il numero 4 in occasione del Sana, un bellissimo lampone freddo che su di me però vira leggermente rosa, quindi poi ovviamente quando l'acquisterò vi saprò dire. Comunque mi hanno colpito tantissimo il 3, il 4 e il 6 e anche il 2, vabbè, quasi tutte. E questo è un po' il riepilogo, eccolo qui, sono ovviamente rossetti liquidi matte finish altamente pigmentati, sono presenti in 7 appunto formulazioni. Vi lascio mentre poi gli swatch la carrellata di foto per ogni appunto fine stand. Poi hanno presentato mentre 6 compact foundation, fondotinta compatto, anche di queste sono molto 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 curiosa, è adatto alla pelli grasse ma anche a pelli secche, è leggerissimo. Ho notato proprio che ha la texture molto molto piacevole, leggera, ha una coprenza modulabile e è disponibile con pack refill e c'è anche una spugnetta ovviamente per l'applicazione. Poi quindi il lip gloss trasparente, poi ovviamente ragazze novità assoluta l'eyeliner on flick con due applicatori, cioè con due punte, una in feltro e una in pennello per tratti appunto delineati, intensi, e nero appunto nero molto 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 definito e intenso. È anche facile, speriamo, nell'applicazione, perché non sono proprio bravissima nell'applicazione dell'eyeliner. Vedremo. Poi ovviamente ci sono 4 ombretti, shimmer, ovviamente sono un rosso rame, blu notte, un verde, un grigio intenso. Eccoli qua, questo ho fatto la foto, quindi vi lascio sempre ovviamente alla fine carrellata, solamente molto molto scriventi, vellutati, altamente pigmentati, ne basta appunto pochissimo e molto luminosi. Poi hanno ovviamente presentato quindi rossetti, eyeliner e anche la Desert Dream, questa palette, ci tenevo a farvela vedere, questa palette davvero molto molto bella, anche vedere le confezioni di Natale, vi lascio le foto sempre, questa palette che contiene appunto questi 4 ombretti e ovviamente il mascara e l'essenziale, cioè, è un essenziale davvero carino,
per un regalo, quindi una bella bella palette. Quindi Purobio, diciamo, ragazzi, ci ha proprio stupito tantissimo, davvero sono novità una più bella dell'altra. A me interessano particolarmente questi lip, le lip tint e i compact foundation. Sono curiosissima di vedere, di capire bene anche, diciamo, proprio indossato, che effetto fa, luminoso. Appunto, ho letto che la coprenza è modulabile, ma anche toccandolo proprio la texture era leggera e l'ho visto proprio molto fondamentale. Allora, per quanto riguarda poi ovviamente altre novità, sono stati a un incontro con le altre ragazze blogger, un incontro davvero molto 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 bello, organizzato da Oilà, Evelina, una ragazza davvero spumeggiante, frizzante, davvero molto competente, ma ha presentato il brand, il focus, il concept, i prodotti appunto del brand, del marchio, con una simpatia e ha catturato comunque la nostra attenzione. È stata anche l'opportunità di vedere tante ragazze, mi ha fatto davvero piacere. Non ancora provo queste, ovviamente, questi fogli idratanti, che sono una novità assoluta davvero nel campo del biologico. Molte ragazze me ne parlano benissimo, ne hanno parlate, c'è questa al karité, qui all'argan, alla mandin, cocco. E si possono, ovviamente, vi leggo un po' le caratteristiche, e ovviamente posso dire che è una novità assoluta, perché nel campo del biologico o abbiamo la crema o abbiamo l'olio nel vasetto, nel pack normale. Questa è una novità, un'innovazione davvero davvero carina. E sono formulazioni naturali, come dice qui, a base di oli e burri per nutrire e coccolare la pelle in un'occasione, è pronta all'uso anche per un viaggio. Infatti è un mini formato sigillato, può essere trasportata senza rischi di fuoriuscita anche per i viaggi, in uno zaino, in un beauty da viaggio, e ovviamente regala, appunto, promette di regalare una rapida idratazione immediata dopo lo sport, dopo la doccia. Quindi sono curiosissima davvero di provarle, vi farò ovviamente sapere. Quindi una bellissima novità. Ringrazio Evelina, ringrazio l'azienda per aver dato l'opportunità a noi blogger di far parte appunto di questo incontro davvero molto bello, piacevole. E poi ripeto, lei l'ha reso molto bello, molto energico, e appunto ha catturato l'attenzione. Poi un altro stand che mi ha colpito parecchio è naturalmente Alma Briosa. Alma Briosa mi ha colpito tanto. Scusate se mi muovo, vabbè, mi muovo per prendere un casino di roba qui, un casino di fogli, di brochure. Un'altra azienda che ho nel cuore è ovviamente Alma Briosa. Sono davvero felice di aver incontrato Giulia e di essere andata anche con alcune ragazze blogger lì proprio. Ci ha presentato la novità, questa crema idratante multiattiva, vi lascio sempre le foto, e ovviamente è frutto del progetto con Fratelli dell'Uomo,
e questa, diciamo, parte del ricavato dalla vendita di questa crema idratante multiattiva, parte del ricavato andrà a sostenere le popolazioni, le donne Maya presenti nel Guatemala, e non soltanto le aiuterà da un punto di vista appunto economico, perché sono in una situazione di estrema povertà, ma proprio andare a sostenere proprio le loro culture tradizionali e appunto permettere loro di coltivare le piante medicinali e quindi ripartire senza mente perdere le loro mente origini. E la profumazione appunto di questa crema appunto è dolce, l'ho sbocciata molto sur, idratante ma non pesante, e appunto è data dal fiore il frangipani, che questo fiore è chiamato dai Maya zopilote, simboleggia appunto per la cultura Maya la vita e la rinascita, e appunto è stato scelto proprio come simbolo questo fiore per simboleggiare appunto proprio una rinascita di queste donne che ogni giorno si impegnano, quindi per migliorare la loro qualità di vita. Ho apprezzato tantissimo questa iniziativa e questo prodotto appunto innovativo, la crema idratante multiattiva, è stata appunto presentata con Fratelli dell'Uomo, questa appunto associazione il cui scopo appunto è quello proprio di aiutare le popolazioni del sud del mondo. E naturalmente mi è piaciuto tantissimo appunto questo progetto, e ha presentato anche Alma Briosa anche un siero anti borse e anti occhiaie della linea Supreme, e davvero è molto molto interessante, vi faccio sempre vedere, poi il pack è anche molto elegante, e si è omaggiato di questo filler 4 bacche linea viso, infatti la ringrazio, filler riempi rughe, contorno occhi e labbra, eccolo qui. Io ho provato la crema l'anno scorso, la crema Mani, e mi sono innamorata per il profumo appunto agrumato, non vedo l'ora di provare questo e farvi sapere. Ho sentito davvero tantissime recensioni, questo positivo, perché ha estratto di goji, acai, maki, aronia, cellule staminali, elastina, collagene, acido ialuronico, proprio una bomba di elementi appunto attivi che vanno a appunto donare, a combattere mentre poi le rughe, quindi fungere appunto da antiossidante. Scusate se non mi soffermo tantissimo sui brand, altrimenti questo video dura un'eternità. Un altro brand che mi ha colpito, mi aveva colpito già in precedenza, vabbè, come tutti, è Purofi. Ho potuto conoscere Daniela, mi ha fatto enormemente piacere, la fondatrice, appunto la mente che sta alle spalle di questo brand, vabbè, innovativo, visionario, ogni parola è superflua, e ha presentato la Inhibition Mask, che sarà anche la vincitrice appunto della novità sana del 2017, questa anti-aging mask che promette di simula appunto l'effetto, l'azione della tossina botulinica, e sono 5 capsule contenute in una jar, poi si estrae e si applica direttamente sul viso. È una maschera in stoffa imbevuta di un pool di principi attivi davvero efficacissimi, e ovviamente gli ingredienti attivi sono sempre molto particolari, studiati ad hoc, il bioliquefatto enzimatico di tartufo bianco, la vitamina C stabilizzata, l'estratto di iris, l'oligopeptide d'ibisco, quindi loro consigliano di applicarla, di utilizzare 5 maschere monouso per 5 giorni consecutivi, ripetere il trattamento 2 volte al mese. Il costo è di 36 euro. La detersione appunto è si estrae la maschera, è anche un modo particolarissimo di estrazione della maschera, si lascia agire poi dai 5 ai 10 minuti premendo appunto completamente, poi migliora davvero, combatte l'invecchiamento cutaneo, perché ovviamente la comparsa delle rughe, come dice qui, è sia biologica, ragazzi, ma è anche ovviamente dovuta alla contrazione dei muscoli, i nostri gesti, la nostra mimica facciale col passare del tempo ovviamente segna, e quindi di conseguenza, a parte il biologico, appunto l'invecchiamento proprio delle cellule, l'ossidazione, ma anche proprio una questione di appunto di movimento di muscoli, di conseguenza ci viene incontro Purofi
con questa maschera che è un pool di attivi fantastico. E questa maschera davvero è stata veramente una novità che ha stupito tutti e ovviamente ha vinto il premio novità Sana 2017. E Daniela mi ha omaggiato anche di diversi campioncini, ho provato già le sfoliande, vabbè ragazze, mi accodo alle opinioni positivissime. Mi ha lasciato una bella sensazione di freschezza, pelle luminosa già dal primo utilizzo, poi vi saprò dire, ce ne ho diverse di campioncini di esfoliante che probabilmente acquisterò. E anche la Botanic Black, io ho provato un campioncino della Botanical White, è davvero già stupenda dal pack, cioè dal campioncino, dal sample. Io ho fatto una recensione sul blog, ve la ricordo, sono contenta fu apprezzata parecchio quella sul cleansing, ovviamente sul multi action, quello struccante occhi, viso, ovviamente una crema detergente e ovviamente poi vi lascio giù nel info box l'articolo sul blog di approfondimento, ovviamente lo amo alla follia. Poi un altro brand che mi ha colpito, ragazzi, tantissimo è Setarè. Setarè, questo brand ovviamente toscano che si rifà all'artigianalità toscana e si ispira poi ai principi ovviamente degli antichi testi persiani. E io non ho provato mai niente di questo brand, però mi è piaciuto tantissimo l'approccio con cui mi hanno raccontato i responsabili, sia lì che un'altra signora, non ricordo il nome, un'altra responsabile, l'approccio che hanno avuto. Che hanno generalmente il concept e anche nei confronti di questa nuova linea, la linea Purify, eccola qui, questa linea Purify che si basa su tre principi attivi molto molto interessanti che combinati lavorano e sinergicamente su una pelle impura, quindi come la mia, grassa, soggetta a frequenti imperfezioni, quindi a sebo in eccesso. Allora, le sostanze funzionali, lascio anche le foto, mi ho pubblicato su Instagram, proprio le lascio anche come carrellata. Le sostanze funzionali sono il Sisimbrium officinale, è molto antico perché ovviamente è ricco di mucillagini, destrina, pectina, gli vengono appunto attribuite proprietà cicatrizzanti, decongestionanti, antisettiche, antinfiammatorie, poi la violetta e poi la manna, noi sappiamo delle innumerevoli proprietà. Eccola qui, la mousse purificante, loro hanno molto hanno molto puntato l'attenzione. Nel momento in cui mi parlavano di questa linea, io ho percepito di trovarmi di fronte a una linea essenziale, cioè una mousse dermopurificante, eccola qui, una mousse detergente purificante, poi ovviamente c'è la maschera scrub. Che lavora a un 2 in 1, e sia una maschera scrub, è un monouso, è da applicare 2-3 volte alla settimana, e poi ovviamente è poi sempre lasciata in posa, e applicare poi la crema siero mattificante giorno e notte sulla pelle pulita e detersa. Anche il pack molto bello, azzurrino, elegante, e quindi mi hanno stupito due cose, mi ha stupito il fatto che sono tre prodotti e basta, sono tre prodotti semplicemente per detergere e mantenere la pelle pulita, fresca, luminosa e sana, e poi ovviamente anche il fatto che lavorano appunto in sinergia questi tre prodotti, cioè uno è imprescindibile dall'altro, mi ha colpito questa cosa qui, che è stata creata proprio una linea specifica per le pelli come la mia. Io purtroppo non posso, potrei utilizzare sarei interessato ad acquistare la mousse detergente e la maschera. Loro mi consigliano di utilizzare il trio ovviamente in toto, però purtroppo sto utilizzando ancora la crema prescritta dalla dermatologa, quindi diciamo per la crema dovrei rinunciare, e mi dispiacerebbe perché o si segue un trattamento specifico oppure no, cioè mirato, completo oppure no, però la mousse detergente mi attira tantissimo, una linea davvero bella. Poi, ragazzi,
ringraziamenti al Kimil ci ha stupito tutte con ovviamente con la linea styling, ma non solo, per i capelli. E ovviamente mi è piaciuta anche la diretta che mi feci su Instagram, intervista è una parola grande, feci la diretta con Paolo Morale, uno dei titolari insieme a Michele del brand. Mi piacque appunto la diretta dove vi spiega appunto questa linea presentata ovviamente da loro, dal brand che ha stupito tutti, e anche l'ipogel, una crema detergente che poi diventa a contatto con l'acqua un latte detergente e appunto strucca e deterge. Ma la linea appunto che ha colpito tantissimo anche è questa qui, Kair Bio Styling e Finishing. E ovviamente è una linea pensata, strutturata, pensata per appunto per le chiome, soddisfa diverse tipologie di chiome, lo shampoo, uno appunto lucidante, l'altro volumizzante, è un campioncino di quello volumizzante, avrei preferito il lucidante, dico la verità. E styling e finishing è ovviamente una mousse extra volume spray e lacca spray, quindi c'è una mousse, eccola qui, e il sostegno appunto per capelli ricci e appunto naturali. Poi abbiamo la extra volume spray per tutti i tipi di capelli e ha un altro appunto potere idratante. C'è una specifica per i ricci, un extra volume spray per tutti i tipi di capelli e poi la lacca spray è ideale per fissare, per avere un fissaggio deciso ma non appesantito e non secco, cioè lascia i capelli morbidi. Allo stesso tempo però definisce, cioè fissa senza appesantire. E ovviamente ragazze, i cristalli liquidi, il finishing, mi pento di non aver acquistato, non ho fatto in tempo a acquistare, ho visto la consistenza dei cristalli liquidi pensati per le bionde, per le more, per ovviamente per i rossi e per i castani, mori, rossi e biondi, sono quattro cristalli liquidi dove la consistenza è cremosa, però una volta applicata è davvero, non appesantisce, idrata senza appunto ingrassare le punte e le lunghezze. E poi ovviamente il profumo di cocco, ragazze, che ve lo dico a fare, e ovviamente è un si può utilizzare sia da capelli asciutti per donare appunto una bella luminosità, ma anche prima appunto su capelli umidi prima dell'asciugatura per definirli, per renderli comunque luminosi, per evitare appunto l'effetto crespo, ma danno appunto una sensazione di leggerezza, perché ragazzi sappiamo che i cristalli liquidi in generale ingrassano, bisogna dosarli molto bene. Questi ho percepito proprio anche dalla tech su leggerezza e molta leggerezza e idratazione senza appesantina. Molte ragazze già le stanno provando, le stanno trovando benissimo, infatti potete guardare in giro diverse foto e ve ne accorgerete del risultato immediato. Davvero un'ottima linea, una linea pensata per i capelli. Molte aziende, dico la verità, sono concentrate, quest'anno sui capelli, anche tantissimo sull'uomo, anche Mother Natura ha presentato tre linee per i capelli, cioè tre prodotti per i capelli, due shampoo volumizzante e uno spray fissativo, ma anche mette Domus con 11 elementi, ha proposto una gamma di shampoo di trattamenti per i capelli, quindi ho percepito si è constatato un'attenzione notevole per i capelli, per la chioma, e anche un'attenzione per gli uomini, perché ovviamente Mother Natura ha presentato, ma già prima del Sana, la linea Top Men per curare appunto la barba, post rasatura, pre rasatura, e anche davvero mi ha stupito tantissimo questa attenzione rivolta proprio agli uomini, che si prendono sempre più cura. Infatti parlando con la responsabile Francesca di Mother Natura mi ha già detto che c'è sempre più richiesta degli uomini nel prendersi cura della propria appunto pelle. E anche Benecos ha introdotto una linea da uomo, e poi farò vedere, c'era un pacco contenuto, mi avevo ritirato un pacco anche con diversi trucchi loro best, come la Natural Translucent Powder, ma anche il mascara, poi ve li mostrerò man mano su Instagram. Mi premeva appunto presentare le novità, bene cosa ha presentato una linea per gli uomini, sarò felice mio marito e tutti gli uomini, eccolo qui, tantissimi prodotti. E naturalmente Benecos si stima sempre per prezzi contenuti ma una buona qualità,
e ovviamente questo è un bagno doccia, corpo, capelli, viso, quindi c'è l'idronato di verbena e 7 più estratti di un 3-in-1, ottimo per i nostri figli, amici tigri. Esigenze di noi consumatori, di noi clienti, sempre attenta alla qualità, all'ecosostenibilità, poi spaziano con tantissime referenze, cioè c'è dalla cura della persona, della casa, a quella degli animali, ma hanno ovviamente anche tantissimi prodotti in formato famiglia, quindi davvero un prodotto, un brand riminese di Rimini che fa appunto del continuo impegno, del continuo soddisfare le richieste dei clienti. Le prerogative più importanti. Ha cambiato, ragazze, il pack, eccolo qui, quindi Officina Natura ha cambiato il pack della linea Natu, l'ha modificato appunto, la veste della grafica è stata modificata, si è introdotto il formato di 200 ml e poi ha introdotto anche lo shampoo. Sono curiosissima di capire come si comporterà. Io ho provato già l'intimate, provato già un detergente intimo della linea Innovativi, lascio l'articolo giù nell'info box sul blog, e poi ovviamente arriverà anche un po' sul blog del deodorante Giardino Fiorito. E quindi mi hanno anche omaggiato di una crema mani, ce l'ho anche in bagno, crema mani al patchouli, già mi piace tantissimo, si assorbe rapidamente, vi lascio sempre la foto a fine, appunto, a fine stand. E sono curiosissima. Poi ovviamente sono passata da Biomarina, è sempre un piacere incontrare appunto Marina, era davvero, davvero sempre un piacere, lei si mostra sempre disponibile, gentile, e mette sempre a proprio agio, e davvero mi ha fatto tantissimo piacere di vederla, e sapete che oltre alla maschera Intense è stato presentato un siero anti-age, arriverà presto anche una review, la crema radia, la crema uniformante, e mi ha appunto omaggiata Marina di diverse referenze, infatti la ringrazio tantissimo, e mi ha omaggiato con diverse referenze che so sono apprezzate tantissimo da tutte voi. E lo scrub illuminante, eccolo qui, questa crema appunto illuminante, ragazzi, e poi anche la crema piedi al coriandolo, eccola qua, l'hanno poi avete approfondita, e poi l'olio corpo, l'olio per il corpo con olio extravergine d'oliva, olio essenziale di Yang Liang, che è buonissimo come olio, eccoli qui. So che la crema illuminante, lo scrub sono prodotti, ma anche entrambi, sia la crema per i piedi che l'olio corpo, sono apprezzatissima. Ho sentito parlare benissimo dello scrub crema illuminante, proprio perché all'interno con i principi attivi troviamo i cristalli di quarzo ed estratti biologici di avena e malva, quindi ha un potere esfoliante ma anche ovviamente illuminante. Sono appunto curiosissima di provarlo. Ringrazio appunto Marina per gli omaggi. Poi, che dire, ho girato anche diversi stand and cosmetics, vi lascio delle foto, ho presentato un'acqua micellare, prodotti per i capelli naturalmente. Davvero piacere incontrare Luigi responsabile con sua moglie, sono simpaticissimi, incarnano proprio proprio la filosofia del brand, sono energici, davvero socievoli e simpatici, molto molto simpatici. Poi bottega organica, eccola qui, mi ha omaggiata di un campioncino, anche mi ha detto la signora lì, la responsabile, anche un prodotto di punta, Fine Eye Serum. Bottega Organica, sappiamo che è un brand luxury, e naturalmente sono sia i sieri che gli oli di Bottega Organica sono stati clinicamente testati, e tutti i prodotti sono a base appunto di salvia, è un estratto appunto vegetale in grado di diminuire la senescenza cellulare, come dice qui.
e sono appunto a base di sono appunto prodotti con un concept rivoluzionario, perché sono a base di inibitori naturali della senescenza cellulare. E poi ovviamente è un brand che crede tantissimo nella ecosostenibilità, e ovviamente sono realizzati tutti i loro prodotti con materiale di origine vegetale o riciclati o appunto di origine vegetale. Mi ha fatto davvero piacere entrare in contatto, anche se con poco, con questa realtà davvero molto 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 piacevole. E poi ragazzi, anche naturalmente Biosline ha presentato, vi lascio una carrellata, ha presentato delle due linee per la cura del corpo complete, sia Neroli Pesca, ve lascio giù in po' giù, sempre giù, sempre con carrellata degli stand, sia Neroli Pesca che al pepe fondente. Molto fresca, e poi ha pesato anche degli integratori alla curcuma, anche integratori per le difese immunitarie, e vi lascio mentre delle foto un po' di queste linee, queste fragranze nuove. E sarei appunto voluta esserci da Domus, purtroppo non sono passata, però era davvero confusione, c'era una confusione totale, quindi ho preferito comunque, torno dopo, poi in realtà non sono più tornata. Ah, ovviamente la Saponaria ha presentato, ragazzi, 15 prodotti, una linea strutturatissima con acque costituzionali. Avrei voluto acquistare, lo acquisterò sicuramente, è un prodotto anti imperfezioni, mirato contro i brufoli. Sapete che io sono fissata per questa tipologia di prodotto, perché ovviamente mi spuntano frequentemente impurità, quindi in prossimità di un'occasione, magari di un'uscita, un qualcosa, ho sempre bisogno, capito, di quella luce che va a sfiammare il tipo, io ne sono diversi, e mi piace appunto capire le differenze tra le varie tipologie e gli attivi, soprattutto i contenuti. Comunque ha spaziato per tutte le tipologie di pelle, per tutte le pelli normali, per le sensibili, diciamo, gli attive, quindi sono anche il pack azzurrino bellissimo. E poi naturalmente mi è piaciuto tantissimo non aver visitato lo stand di Piterà. Defa ovviamente ha presentato rossetti metallizzati, ombretti metallizzati che saranno poi in vendita da dicembre, vi lascio qualche foto. E poi sono passate le ragazze di Quantic Lishu, mi ha fatto piacerissimo rincontrare Francesca Martina, e ho conosciuto anche Martina, e niente, stupende, mi hanno fatto un'accoglienza davvero bellissima, le ringrazio dolcissime. Io ho ritirato anche il mio ordine, ve lo mostrerò poi in un video con altri acquisti, e ho preso delle cose che ho fatto un po' di scorta sia di Quantic, ma anche due cosine che volevo provare da tempo. E poi nulla, Vega, purtroppo sono riuscita a passare soltanto di corsa, ho pensato, mi sa, degli eyeliner liquidi, non vorrei dire cavolate, anzi fatemi sapere voi nei commenti se avete partecipato al Sana, quali novità vi entusiasmano maggiormente, quali acquisterete. Io ho fatto una carrellata, ripeto, veloce, però ci tenevo a fare questo video perché è un rito post Sana, appunto, a cui non posso rinunciare, appunto, quello di fare i video post Sana, ci tengo parecchio. E poi è un modo pure per tornare sul tubo, scambiare quattro chiacchiere e nulla. Mi ha fatto piacere, ripeto, incontrare tante ragazze, e questo Sana è stato un incontro bellissimo con tutte voi, e spero l'anno prossimo di incontrare altre ragazze, e cresce sempre di più la famiglia per la Cosmesi Bio.
Quindi ragazze, è stata un'esperienza bellissima, non vedo l'ora di rifarla. C'è il Cosmo Prof in arrivo dal marzo, quindi sicuramente ci organizzeremo con altre ragazze, vi porterò appunto alla scoperta di altre novità presentate sempre in occasione del Cosmo Prof, dove c'è anche lì un padiglione naturalmente. E niente ragazzi, non ho visitato tutti gli stand naturalmente, mi avrebbe fatto piacere visitare altri stand, anche in realtà meno, diciamo, meno famose, meno così conosciute. Conto il prossimo anno ovviamente di farlo, di esserci anche il venerdì, perché il venerdì, ripeto, è una giornata un po' più tranquilla, dove c'è un po' più di calma e gli stand sono un po' meno affollati. Bene ragazze, non vi annoio più, spero che vi sia stato utile una veloce carrellata di tutte le novità, di alcune delle novità presentate in occasione del Sana. Fatemi sapere se avete preso parte anche voi a questa fiera, la 29esima edizione, la prossima sarà la 30esima. Mi farebbe piacere conoscere la vostra opinione, quali novità di queste che ho presentato vi farebbe piacere provare qualcosa. Io sicuramente acquisterò anche Nilla, i cristalli liquidi, ma anche ovviamente il colombino, le lip tint e anche il fondotinta compatto, perché è una tipologia di prodotto che mi piace parecchio. Niente ragazze, spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere nei commenti, vi aspetto, mettetemi un like se il video vi è piaciuto. Un bacio ragazze, a presto!